Un giorno come tanti altri, Moreno e Nicolas passeggiavano per le vie di Brescia. A un certo punto a Moreno venne un dubbio. Nicola, perché Piazza Paolo Piazza Paolo VI, perché Paolo VI era un grande papa bresciano. VI? Passeggiando poco più avanti, lo stesso dubbio ritornò nella testa di Moreno. Nicola, invece questa perché si chiama San Faustino? Via San Faustino? Vedi lei, mi sa così perché è lui il patrono di Brescia. Superate le vie principali, Nicolas sperava in una passeggiata tranquilla, proprio quando Moreno gli disse: Nico, capisco Piazza Duomo, capisco San Faustino, perché via Crocifissa di Via Rosa? Crocifisso di Rosa, sai che questa volta non lo so? Raduniamo tutti e lo andiamo a Andiamo a scoprire. scoprirlo. Radunarono così tutti gli amici per preparare minuziosamente la missione. Ciao ragazzi, come state? Tutto Ciao bene? Allora, noi dobbiamo cercare con i nostri telefoni chi è Santa Maria Crocifisso di Rosa. Dove è nata, dove è vissuta e dove è sepolta. È nata in via Gramsci. C'è la statua, la poliambulanza. C'è una tomba di famiglia al cimitero di Valtignano. È stata anche in via Moretto 16 da bambina. Via Moretto 33. E anche Capriano del Colle. Ok ragazzi, adesso ci dividiamo. Allora, Alessandro in via Moretto numero 16. Irene in via Moretto numero 33. Rosario, Capriano del Colle, Alessandro con l'ambulanza. E Matteo e Arianna vanno in via Gramsci. Dove è nata Santa Maria Crocifisso Rosa? E io vado in via Milano, al cimitero di Valtignano. Tutto a posto, tutto chiaro? Scelsero come prima tappa il cimitero Vantiniano. Dopo aver localizzato la tomba della famiglia di Rosa, Nicolas e Alessandro erano convinti di poter trovare lì il corpo della santa. Eccola, Santa Maria Crocifissa di Rosa. Chiediamo a qualcuno se questa Ah, è c'è la qualcuno tomba. lì. Mi scusi? Sì? È qui che già c'è la tomba di Santa Maria Crocifissa di Rosa? No, qui è sepolto il padre, Clemente di Rosa. A chi era? Il padre era un famosissimo nobile bresciano che aiutò non solo la figlia in tutte le sue scelte coraggiose, ma anche qui i bresciani perché mitigò con gli austriaci durante l'assedio, ci fece ridurre la multa e liberò Brescia. Ok, grazie. Prego, figurati. Allora andiamo a cercare se la trova da un'altra parte. Matteo e Arianna si recarono in via Gramsci. Matteo, questa è la targa. Qui ebbe in Natale Suora Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità. Abbiamo capito che è nata qui, ma che c'è in segreta, dove sono? Andremo a scoprirlo. Rosario e Moreno si recarono a Capriano del Colle. Siamo di Obiettivo Sorriso, stiamo cercando informazioni sulla Santa. Buongiorno, spesso passate qui in Maria Crocifissa di Rosa. Certo, veniva durante l'estate a fare le vacanze, quindi è passata, era la sua casa, è passata diverse volte. Naturalmente la casa che c'è adesso non era come quella quando c'era lei, perché adesso è stata trasformata in una RSA, una parte, un'altra parte, una scuola materna, dove dicono che quando c'era la santa lì aveva fatto un oratorio per le ragazze. Andiamo che vi mostro tutto. Ho scelto la cappella perché è un pochino il luogo dove viene riassunto tutto quello che la nostra santa faceva qui a Capriano. Ecco, questi sono due quadri speciali, perché le persone che sono raffigurate, rappresentate, sono le persone del luogo di quel tempo. Per esempio, questo primo quadro qui
fa vedere che la santa, anche qui a Capriano, ha continuato a fare, cioè ha incominciato a intraprendere un po' quello che sarebbe diventata la sua opera, curare gli ammalati. Infatti, durante l'estate, quando veniva in vacanza, si recava presso le famiglie, le aiutava, sia portando i viveri, perché erano molto poveri, sia portando anche biancheria, tutto quello di cui avevano bisogno. Bitinquello stava insegnando? Sì, qui sta proprio facendo catechismo, perché alla nostra santa stava molto a cuore non soltanto il bene fisico, ma anche quello spirituale. Infatti insegnava alle giovani, ai ragazzi e anche ai bambini come poter amare sempre di più il Signore, facendo conoscere quello che Lui aveva fatto per ognuno di noi. Adesso voi venite con me, che vi voglio mostrare una cosa, un luogo curioso. Ecco, questa è una stanza speciale, non solo perché ci riuniamo noi suore, ma qui sul pavimento c'è questo quadrato e questo segno rotondo che sta ad indicare che qui durante la guerra era stata trasferita da Brescia il corpo della santa per evitare che fosse danneggiato, e l'hanno messo qui. Mi stupisco che da Brescia l'hanno portata proprio qui per nasconderla dalla guerra, così. Penso che la sua casa, questa era la sua casa, era un luogo sicuro. Grazie per averci fatto vedere questo luogo, riferiremo anche agli altri. Ecco, grazie a voi che siete venuti e grazie soprattutto perché cercate di diffondere quello che è avvenuto qua. Buongiorno ragazzi, sto andando in poliambulanza perché ci sono tracce della santa. Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ah, ci sono due suore. Vorrei informazione. Chiamo Alessandro, sono il dottor Sorriso. Piacere. Volevo sapere di questa statua. Sì, rappresenta la nostra fondatrice. Come vedi c'è scritto Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ah, la statua qua. In questa posizione. Santa Maria Crocifissa è la fondatrice di Noi Suore Ancelle della Carità, e siccome abbiamo dato inizio a questo ospedale, la Santa Fondatrice è qui, proprio qui davanti, per ricordare a tutti coloro che entrano che riceveranno un'assistenza, possibilmente con l'amore che lei aveva per il Signore. Anche lei curava gli ammalati? Diciamo che noi continuiamo l'opera della santa che aveva cominciato. Lei fin da piccola ha sempre avuto un po' questa passione di seguire le persone più fragili. Per cui oltre alle tante opere che lei ha seguito, ha partito dal Lazzaretto, poi ha chiesto di poter andare a assistere gli ammalati nell'ospedale civile e da lì il seguito. Quindi noi qui siamo qui a continuare la sua opera. Oggi cosa fate qui alla poliambulanza? Sì. Deve sapere che una delle frasi che la santa ripeteva spesso è che ci faceva un obbligo per noi infermiere di curare i malati per salvare le anime, quindi di seguire spiritualmente le persone che accoglievano anche questo genere di assistenza. E nel corso degli anni, pur venendo meno il servizio infermieristico, non abbiamo lasciato perdere l'assistenza spirituale, per cui noi suore qua seguiamo i pazienti nelle loro stanze, tutte le mattine andiamo a trovarle e cerchiamo appunto di intavolare anche discorsi a livello spirituale per aiutarli a sostenerli nei loro momenti di sofferenza, che a volte sono veramente difficili spiritualmente e umanamente da affrontare. Però deve tenere presente che noi suore ancelle non siamo solo nell'ambito infermieristico, ma siamo impegnate anche nel sociale, nelle scuole, nelle missioni. Abbiamo come servizio un ampio spettro di possibilità. Le ancelle della carità ci sono anche a Brescia? Certamente. Noi qui in Brescia abbiamo tante case, ma la nostra sede principale si trova in via Moreto, la nostra casa madre. E lì, se vuoi andare, trovi non la statua della nostra fondatrice, ma proprio il suo corpo. Dentro una teca di vetro l'abbiamo conservato lì.
e ci sono anche degli ambienti dedicati a lei, dove conserviamo le cose che lei ha usato, che le sono appartenute, quelle della sua famiglia, perché lei ha vissuto diversi anni prima di morire in questa casa. Via Moreto 33. Grazie mille che informerò tutti gli altri ragazzi che sono stato alla poliambulanza e che verrò a Brescia a ricovere a casa vostra. Grazie, è stato un piacere anche per noi. Ci rivedremo lì allora. Accolto l'invito della suora, Alessandro e Stefania si recarono in via Moretto. Senti, siamo al numero 16. Sì, io vedo anch'io. Siamo a pensionato Paola di Rosa, Ancella da Cretara. Sogniamo, Stefania? Sogniamo? Buongiorno, siamo dall'Obiettivo Sorriso, stiamo cercando informazioni. Prego. Sulla Santa Maria Crocifisse Rose. Prego, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Oh, quanta gioventù, ciao. Vi interessava qualcosa? Volete vedere qualcosa di questa casa? Siamo venuti a chiedere informazioni su Santa Maria Crocifisse Rose. Ah, la nostra Paola di Rosa. Esatto. Bene, molto, molto, con molto piacere. Vedete questi bei corridoi dove passeggiavano tante bambine che erano qui in collegio. Perché questo era un collegio, Paola è passata, però è venuta da bambina. Qui c'era un ingresso, sì. E qui venivano accolte le persone, però non potevano vedere direttamente, esatto. Perché le suore erano di clausura. E le ragazze, gli studenti, i collegiali, vedevano i genitori attraverso la grata, come le monache. Ecco, non so se il papà di Paola avesse un privilegio, perché lui aveva voluto queste suore qui, perché erano state mandate via, per cui magari lui forse poteva incontrarla personalmente. Però pensate che a 11 anni è venuta qua. Ed è rimasta fino a 17. Quindi immaginate se il papà che abitava non molto lontano e non poterlo vedere, la famiglia anche. Però lei è stata molto coraggiosa. Andiamo a vedere un altro posto adesso. Un altro posto molto importante per questa struttura, per questa casa e per la santa è qui dentro. Perché qui c'è ancora un segno, noi lo vedremo. Probabilmente c'era un'apertura e loro stavano in adorazione. Lei in particolare stava molto molto in preghiera, tant'è che gliel'hanno, non dico impedito, ma gli hanno detto di ridurre e di riposare un po' tranquilla, ma l'adorazione è stata un momento molto molto importante, perché sentiva molto la presenza di Gesù e la consolava anche nella sua solitudine avere qualcuno di forte, di grande come Gesù che stava con lei. Quella è la sua carrozza? Sì, quella è la carrozza di famiglia. Ogni giorno, lei guai, non è che amava tanto andare in giro, però i nobili, guarda, possiamo vederla da vicino. La faccio. Vedi? Perché i nobili potevano avere la carrozza. Quelli poveri non potevano averla, però lei non amava farsi vedere così. Il pubblico. Pensa che non abbiamo neanche una fotografia sua. Quello che c'è, vedete che è sempre diverso. E come è ricavato, vedete c'è una statua anche qua sopra. Guarda, Steffi. Vieni di sopra. Ah, certo. Ci teniamo perché è un posto grande, importante, santo per noi questo. Molto, bene. Molto significativo. Certo. Questo diciamo che è quello più importante di tutto, è la chiave che ha aiutato Paolina, che poi diventerà, ripeto, Santa Maria Crocifissa, aiuterà a crescere una famiglia grande come quella dell'Ancella della Carità. Ecco, questa è una targa molto importante perché ci indica come certo un posto dal quale Paola di Rosa, Paolina si chiamava quando era qui, veniva a pregare, veniva ad adorare Gesù Eucaristico.
siamo in una cappella che probabilmente riproduce o ripete il luogo dove già era in passato, non possiamo dire nell'antichità, ma diciamo nel tempo storico in cui è vissuta Santa Maria Crocifissa. Cosa fate adesso qui? Noi come suore gestiamo un pensionato, sì. Un pensionato per lavoratrici, quindi accogliamo soprattutto insegnanti che vengono dal sud e non sanno dove riparare, forniamo loro gli ambienti diciamo così assistiti come servizio, ma anche sì, condivisi con altri in modo che sono autonome, e diciamo che attualmente c'è abbastanza, c'è una mensa per i poveri, sì, è sempre la nostra struttura di là dove vedete che c'è acceso, e vengono distribuiti pasti anche 200-300 al giorno ai poveri o comunque persone che non ce la fanno a vivere. Grazie mille dell'introduzione. Dove possiamo trovare la tomba Santa Maria Crocifissa di Rode? Dovreste uscire, andare in via Moretto 33, sì. Ecco, lì c'è l'urna e c'è il corpo di quel che rimane di Santa Maria Crocifissa. Sì. Mi è stato un piacere incontrarvi. Anche a me. Irene e Matteo si recarono infine a casa madre, in via Moretto 33. Sì? Ciao Matteo e Irene, ripetevo il sorriso. Vamo a sapere un po' di curiosità sulla Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ah, venite che vi apro, però più avanti, entrate nel portone, va bene? Sì, grazie. Grazie. Allora, lei è nata nel 1813 ed è morta nel 1855, però qui in questa casa è venuta nel 1843. E questa casa è stata acquistata dal papà nel 1840, quando lei ha deciso di formare una famiglia religiosa. Che sia particolare sulla Santa? Certo. Se mi seguite vi faccio vedere la Porta Santa, dove c'è quella statua. È una riproduzione in altezza naturale ed è stata messa qua in ricordo della Porta Santa. Ecco, vi faccio vedere la stanza. Venite? Qui è dove è morta Santa Maria Crocifissa. Ecco, questi sono gli abiti che la santa portava prima, quando era signorina, perché lei era di nobile famiglia. Questo è il letto dove lei è morta. Esatto. Qui è morta. Questo qua è quello dove lei pregava. Esatto, bravissimo. Vedi che c'è Gesù. Quindi lei pregava Gesù. Invece vi porto qui dove ci sono i due crocifissi, perché la santa, dopo un anno che è morta, è stata aperta la sua tomba dal cimitero e portata qua. Quindi questo è il primo crocifisso. Mentre di qua è il secondo crocifisso. Ma ci sono altri oggetti? Certo. Questo è la riproduzione degli arredi della famiglia Paola di Rosa. E si dice che lei si sedeva su questa seggiolina quando era bambina. Ecco, questo è il ricordo. Il quadro invece che vedete è il quadro che è stato riprodotto attraverso la testimonianza delle prime ancelle, delle persone che l'hanno conosciuta, e si dice che sia il volto che si avvicina il più possibile alla sua figura reale. Invece qua vedete riprodotti il quadro del papà Clemente di Rosa e della mamma Camilla Albani. Ora vi porto nel luogo dove ci sono i lavori
eseguiti proprio dalla Santa, venite, venite, sono dei Gesù bambini fatti in cera, proprio da lei. Vedete, sono uno diverso dall'altro. E poi vi faccio vedere alcuni lavori che lei faceva. Perché in casa c'era una calzoleria e quindi si facevano le scarpe, vedete qua? Vedete le prime scarpe delle suore? Sì, sì. Le scarpe, le borse e tutto. Ma bisogna queste scuole? Ecco, queste sono tutte le superiori che ci sono state nell'istituto dopo di lei. Noi abbiamo capito che è vissuta qui, che è morta qui, e si vuol dire dove c'è la santa. Certo, se mi seguite vi porto nel luogo dove c'è proprio il suo corpo. Ecco, quando venite con i vostri amici dovete entrare, perché la chiesa è là, e l'ingresso è in contrada Cavalletto, quindi può venire chiunque. Grazie di averci ospitato, di averci fatto vedere questo bel posto, fatto vedere tutto sulla santa e tutto. Grazie a lei, e verremo con i nostri amici un giorno. Capita l'importanza di Santa Maria Crocifissa di Rosa per Brescia, tutto il gruppo si recò al santuario in contrada Cavalletto, nella speranza di poterla incontrare finalmente di persona. Benvenuti a tutti, questo è il santuario di Maria Crocifissa di Rosa, è stato dedicato a lei proprio per il ricordo della beatificazione. In quell'occasione le suore hanno comprato questo stabile e l'hanno trasformato in chiesa. Inizialmente era una piccola banca e un deposito di stoffe. Perché è diventata santa? È diventata santa perché ha fatto un miracolo, e quando si fanno dei miracoli, che sono delle cose straordinarie, si chiedono delle invocazioni, delle preghiere per una guarigione, e quindi lei c'è tutto un processo per diventare santa. Cosa sono quei medaglioni? Ecco, quei cuori che vedete si chiamano grazie ricevute, vuol dire che delle persone che sono passate in questo santuario hanno chiesto preghiere per malattie, magari anche per lavoro, per situazioni gravi, e hanno ottenuto la guarigione, magari non al 100%, però le persone sono tornate di nuovo in vita. Allora ritornano sul posto per dire grazie Santa, hai risposto alla nostra richiesta di preghiera, e si chiamano grazie ricevute. Possiamo avvicinarci? Sì, sì, potete venire con me. Ecco, vedete, il volto è coperto da cera. Però è stato, come è stato creato il volto? Facendo un esame del cranio e attraverso anche le testimonianze delle prime suore ancelle. Quindi si presume che il volto vero di Santa Maria Crocifissa sia questo. Prima di salutarvi e fare una preghiera insieme, dove ognuno chiede una grazia alla Santa attraverso la sua novena, vi ricordo che una festa grande. Noi ricordiamo la Santa il giorno 15 dicembre, perché è il giorno della sua morte, e quindi facciamo una grande festa in casa madre, una grande celebrazione. Adesso sappiamo tutto su Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ringraziamo Suor Marilena per averci detto chi è Santa Maria Crocifissa di Rosa. La missione era conclusa, ma le passeggiate no. Guarda Nicola, siamo ancora in via Crocifissa di Rosa. Ora sappiamo chi è stata. È stata la prima donna che ha fondato le Ancelle della Carità ed ha aiutato molte persone, gli ammalati, i senza tetto,
però nessuno conosceva questa suora. Ci sono tante vie con tanti nomi che nessuno conosce. Andiamo a scoprirli. No.